Allora riprendo perché ho avuto il telefono. Allora dicevo, sul fenomeno, sul paesaggio carsico può incidere anche il fatto di avere temperature più o meno alte. Se la temperatura è alta, ragioniamo su quello che succede a livello di solubilizzazione di gas. Per effetto di un aumento della temperatura, la solubilizzazione dell'anidride carbonica diminuisce, quindi i gas sono meno solubili se la soluzione in cui sono è calda. Quindi noi abbiamo una diminuzione della concentrazione di CO2 se la temperatura è alta, e quindi noi vedremo per il principio di Le Chatelier l'equilibrio spostarsi in questa direzione. Quindi avremo un rallentamento della solubilizzazione del carbonato di calcio e la reazione si sposta da questa parte. Se invece io ho una diminuzione della temperatura, quindi pensate ad esempio alle temperature basse che ci possono essere nelle grotte delle zone carsiche, si ha questo fenomeno di ampliamento, no, di queste grotte, di questi cunicoli sotterranei. Perché? Perché la temperatura è bassa, quindi la solubilità dell'anidride carbonica praticamente aumenta, quindi noi avremo una maggiore concentrazione di anidride carbonica. Quindi per Le Chatelier, per l'equilibrio mobile abbiamo uno spostamento dell'equilibrio verso destra e quindi anche un aumento della concentrazione di quelli che sono i prodotti. Ecco, quindi questi due effetti, magari archiviate gli appunti, così l'anno prossimo, quando li prendiamo in considerazione, questo fenomeno l'abbiamo già fatto. Okay?